Arrestati mentre rubano in una pizzeria, la polizia ha colto in flagrante tre giovani che stavano mettendo a segno un furto nel centro storico di Lucca. Lecciona senza bagnini, cresce la polemica dopo il ripetersi quotidiano di persone che rischiano di affogare nel tratto di mare senza sorveglianza. A Viareggio si chiede un intervento urgente del comune. Gran finale targato Snoop Dogg e Marcus Miller, l'edizione 2015 del Lucca Summer Festival è andata in archivio con il doppio concerto di Piazza Napoleone a base di rap e funk. Lo sport, il calcio, tre gironi a 18, più che un'ipotesi, eventuali ripescaggi e la restituzione del titolo alla Paganese potrebbero definire nuovi organici della Lega Pro con 54 squadre al via dei campionati. L'atletica Scantamburlo, unico acuto della Virtus, il giovane mezzofondista tiene alto il nome della società lucchese ai campionati italiani assoluti di Torino grazie all'ottavo posto su 1500 metri. Bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi che apriamo con la cronaca, con questo episodio avvenuto a Lucca nella notte fra martedì e mercoledì. La polizia che ha sventato un furto che una banda di ladri stava mettendo a segno in una pizzeria del centro storico. I tre malviventi sono stati arrestati, ma si parla ovviamente anche della sicurezza nel centro storico e in particolare nella zona est della città. Vediamo. Puntavano sulla velocità dell'azione, ma non avevano fatto i conti con il rumore provocato e il senso civico di alcuni vicini che hanno avvertito subito il 113. Tre giovani albanesi di circa 30 anni sono stati arrestati dalla polizia mentre stavano mettendo a segno un furto alla pizzeria Marameo di Piazza San Francesco nel centro storico di Lucca. Il fatto è avvenuto martedì notte intorno alle 2. Alcuni residenti hanno sentito dei rumori sospetti provenienti dal locale e hanno chiamato la polizia. In pochi istanti le pattuglie sono arrivate sul posto e hanno bloccato in flagranza i tre malviventi, travisati e muniti di arnesi atti allo scasso, che dopo aver sfondato la porta avevano già prelevato 4 tablet e circa 2.500 euro in contanti. Questa volta è andata bene, ma tra la pizzeria e il bar di fronte, i titolari negli ultimi 5 anni hanno subito una decina di furti. Sì, ormai sono anni che questa zona è presa di mira e siamo già la decima volta fra i locali del centro storico che noi possediamo e siamo stanchi a dire la verità di questa situazione qua, perché sempre dopo uno star dietro a tutte i danni, le dipendenti hanno paura e quindi si creano tante situazioni che non ci permette di lavorare in maniera serena e tranquilla. Questa volta però la vicenda è terminata in maniera positiva grazie a vicini e alle forze dell'ordine. Siamo contenti che il vicinato ci ha dato una mano, cioè è riuscito a segnalarci il furto e un ringraziamento va anche alla polizia che ha fatto un lavoro ottimo, è venuta subito sul posto, è riuscita a bloccare i malviventi e restituirci tutta la rifurtiva. Ancora la cronaca però a Viareggio, dove i carabinieri hanno arrestato un giovane iracheno di 19 anni sorpreso mentre stava rubando la borsa ad una cliente di uno stabilimento balneare della Darsena. I militari erano giunti sul posto dopo la segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato il ragazzo aggirarsi con fare sospetto tra gli ombrelloni. E sempre a Viareggio torniamo a parlare della sorveglianza sulla spiaggia libera della Lecciona, perché cresce la polemica dopo i numerosi episodi in cui alcuni bagnanti hanno rischiato la vita. Sentiamo Roy Lepore. Quanto accaduto alla spiaggia libera della Lecciona senza sorveglianza, con diversi bagnanti martedì che hanno rischiato di annegare, ha generato polemiche sia tra i turisti che da parte delle forze politiche in comune a Viareggio. La dice lunga sull'atteggiamento improvvido di questa giunta, sottolinea Massimiliano Baldini, capogruppo del Movimento dei Cittadini per Viareggio e Torre del Lago, che malgrado le sollecitazioni ricevute da più parti e quanto era già stato fatto dal commissario prefettizio Valerio Massimo Romeo per far fronte alla sicurezza di quel tratto di spiaggia ha sottovalutato il problema. Baldini si associa all'iniziativa assunta dal capogruppo del PD Luca Poletti, sollecitando al Presidente del Consiglio
Consiglio una riunione urgente delle conferenze dei capigruppo al fine di assumere le iniziative più opportune. Intanto c'è una proposta di Emiliano Favilla, ex assessore provinciale balneare, di organizzare un gruppo di bagnini patentati volontari per sorvegliare la spiaggia libera della Lecciona con il coordinamento della Capitaneria di Porto. Domani è fissata una riunione in comune con le associazioni balneari, alcune di volontariato, che si sono offerte per garantire la sorveglianza almeno per il fine settimana di agosto. Parteciperà anche la Capitaneria di Porto a questo incontro. Venerdì poi in prefettura a Lucca verrà affrontata ancora una volta il problema della spiaggia libera della Lecciona. Si terranno domenica 20 settembre le consultazioni elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio provinciale e del nuovo Presidente della provincia di Lucca. In base alla riforma degli enti locali saranno sindaci e consiglieri del territorio a votare per il nuovo organismo. Il nuovo Consiglio provinciale sarà costituito da 12 consiglieri a cui si aggiungerà il nuovo Presidente. Adesso parliamo di economia, delle buone notizie che arrivano per la provincia di Lucca, per le aziende del nostro territorio, in particolare per quelle che puntano sull'export. Si apre in positivo il 2015 per quanto riguarda le vendite all'estero della provincia di Lucca. Nel corso del primo trimestre dell'anno, infatti, il valore delle esportazioni provinciali ha superato gli 817 milioni di euro, con un incremento del 12,5% più 90 milioni rispetto ai primi tre mesi del 2014. La dinamica registrata risulta significativamente migliore sia rispetto al dato regionale più 1,1% che a quello nazionale, dove l'incremento arriva al più 3,2%. L'espansione è legata al positivo andamento rilevato per alcuni dei principali settori produttivi, il cartario e la meccanica. Ottimo anche il risultato del comparto alimentare, grazie alla decisa ripresa delle vendite di olio di oliva e di semi. Rispetto ai primi tre mesi del 2014 si riducono invece le vendite all'estero per altri settori come l'industria metallurgica e l'industria lapidea, del vetro e delle pietre estratte, dove il calo raggiunge in meno 4,4 punti percentuali. In negativo anche l'industria chimica, gomma e plastica. Guardando alle aree di destinazione si registra un significativo incremento delle vendite all'estero, sia verso l'Europa che verso il continente americano, più 32,4%, e l'Oceania. Più contenuta la crescita delle vendite in Asia, mentre quelle destinate al continente africano segnalano un forte calo, meno 23,2%. E adesso vi facciamo vedere delle foto che ci sono state inviate da un nostro telespettatore, il signor Carlo, che ringraziamo per questa sua segnalazione. Sono foto scattate domenica mattina e raccontano la situazione di Corso Garibaldi. Siamo nel centro storico di Lucca, lo vedete, i rifiuti abbandonati sulle marciapiede e a bordo strada. Il signor Catelli dice che nonostante le sollecitazioni i rifiuti sono rimasti lì per molte ore, sicuramente non un bel biglietto da visita per la città nella giornata di domenica. Adesso, a proposito di rifiuti, andiamo a Pietrasanta, dove il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo bilancio che prevede un aumento della TARI, la tassa appunto sui rifiuti, dell'8%. Scatta l'aumento dell'8% sulla tassa dei rifiuti per famiglie e imprese di Pietrasanta. E quanto prevede il bilancio di previsione 2015, approvato questa mattina dal Consiglio Comunale a un giorno dalla scadenza dei termini di legge. Il rincaro del costo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la cosiddetta TARI, è frutto dei maggiori costi sostenuti dal Comune rispetto al piano finanziario del 2014, 208.000 euro, e dall'ampliamento del porta a porta a tutto il territorio, circa 318.000 euro. Aumenterà anche per gli stabilimenti balneari nella stessa misura rispetto alle altre categorie, nonostante i bagni godano già dal 2013 di uno sconto del 30% in bolletta in quanto attività stagionali. Il bilancio 2015 è stato approvato con i soli voti della maggioranza di centrodestra, malgrado il testo del piano di previsione fosse lo stesso elaborato dalla giunta uscente di Domenico Lombardi. Un bilancio che abbiamo ereditato, che non ci appartiene, ma che abbiamo approvato per senso di responsabilità, visti i tempi ristrettissimi, ha spiegato il sindaco Massimo Mallegni. A settembre-ottobre discuteremo il bilancio 2016 per portarlo all'approvazione entro la fine dell'anno, ha annunciato ancora. Sarà quello il nostro bilancio ed è da lì che potremo iniziare a ridurre la pressione fiscale.
Sinistra per Pietrasanta e Partito Democratico, dunque, si sono astenuti dal voto. Avevamo suggerito come evitare l'aumento della Tari, ha spiegato il capogruppo Dem Rossano Forassiepi, ma non siamo stati ascoltati. Mallegni, conclude, si prenda la responsabilità di questo rincaro. Chiusura in grande stile per il Lucca Summer Festival. Più di 4.000 persone hanno assistito al doppio concerto che ha visto in Piazza Napoleone Snoop Dogg e Marcus Miller. È arrivato dopo le mille peripezie svedesi, appena 30 minuti prima di esibirsi di fronte a Piazza Napoleone, ma alla fine lo show è stato degno del suo stile e i suoi fan non sono rimasti delusi. È stato uno dei simboli dell'hip hop mondiale, Snoop Dogg, a chiudere il Lucca Summer Festival 2015. Di fronte a 4.000 persone, il rapper statunitense si è presentato con la maglia del Milan e ha sfoderato un mix tra brani più recenti e grandi successi. Ma prima di Snoop Dogg è stato un mostro sacro del funk, Marcus Miller, a regalare un'ora e mezzo di grande musica. Accompagnato da una band straordinaria, Miller ha fatto ballare e divertire tutta la piazza. Tutto pronto per il gran finale di Fornaci in Canto Festival. Da giovedì a sabato in piazza 4 novembre le due serate eliminatorie, mentre la finalissima appunto è programma sabato. L'appuntamento è ogni sera per le ore 21:15. Nella serata di giovedì si esibiranno le categorie Kids e Cantautori, venerdì la volta della categoria Canto. Tante le novità e gli ospiti di quest'anno. A presiedere la giuria sarà Emma Morton. Per chi non potrà andare a Fornaci, l'appuntamento è su Noi TV. Questo venerdì alle 21 vi trasmetteremo il meglio delle audizioni che si sono svolte nelle scorse settimane nei nostri studi. Venerdì prossimo invece vi proporremo la finalissima in piazza. E a proposito di musica, andiamo alla scoperta di un nuovo cantautore lucchese che proprio in queste ore ha lanciato il suo primo singolo. È un brano pop dal ritmo estivo che punta a ritagliarsi uno spazio importante nel palinsesto delle radio nazionali. Si chiama Il mio cammino ed è il singolo con cui il cantautore lucchese Nicolas Antares, all'anagrafe Nicolas Torzelli, punta al successo da solista. 32 anni, Nicolas è già un artista conosciuto e apprezzato a livello nazionale per aver partecipato e vinto molti concorsi e borse di studio. Qualcuno addirittura forse lo ricorderà anche nel 1989, quando vinse lo Zecchino d'Oro con Corri Topolino. Dopo 9 anni con la band Idea Sospesa, Nicolas tenta il grande salto con una canzone fresca e orecchiabile. La canzone parla del mio cammino, infatti si intitola Il mio cammino. È un inno alla positività e al fatto di pensare sempre alle piccole cose, perché la felicità poi sta nelle piccole cose di tutti i giorni. Andare avanti e senza rimpianti, come dice il testo, pensare sempre in positivo e cercare di realizzare il proprio sogno, per questo. Musica e testo sono di Nicolas, ma l'arrangiamento è firmato da Ugo Bongianni, noto per aver collaborato con artisti del calibro di Mina e Mario Biondi. La canzone, prodotta dalla Thomas Music and Art, è da poche ore in programmazione su molte radio nazionali ed è disponibile sui principali digital store. E il sogno adesso è quello di intraprendere la carriera di cantautore, dopo aver già ottenuto la prestigiosa partecipazione al musical di Giulietta e Romeo di Riccardo Cocciante. Siamo stati in tournée in Italia, in tutta Italia, e anche quella è un'esperienza magnifica che ti segna. Però adesso vuoi andare per conto tuo? Voglio andare per conto mio, sì, perché
mi piace proprio scrivere le canzoni e raccontare di me. Chiudiamo qui la prima parte del TG Noi, adesso una breve pausa e poi la linea alla pagina sportiva.